si mettano una buona volta attorno a un tavolo e si facciano carico seriamente di questo problema. Se così sarà, dico subito che indipendentemente da posizioni politiche e da campagne elettorali, noi daremo tutto il sostegno perché questo lavoro si faccia. Questo lavoro però ha un titolo, al numero uno di questo titolo, lo diceva bene la Presidente Passaporta adesso, sta il fatto che una città, un territorio non può vivere senza industria. E quindi non ci possiamo raccontare le palle, immaginarci 500 custodi del Parco del Mare o 600 persone che vadano a lavorare al Silos, del cui investimento il sindaco si vanta sempre, ma non dimentichiamoci che è un investimento di privati ai quali il Comune ha dato un'autorizzazione amministrativa, perché se no qua facciamo un po' di confusione e sembra che tutti fanno tutto. Né che tutti quanti andranno a lavorare nel Porto Vecchio grazie alla variante, ricordo anche qua la risposta del Presidente Comincioli d'intesa col sindaco, perché prima di Piazza aveva altri due presidenti del porto, uno si chiamava Maresca, uno si chiamava Polassi, con i quali non si è fatto né il piano regolatorio né la variante. Ma dico questo non per polemica con il nostro sindaco che è simpatico, ma per dire che la premessa di un lavoro di questo tipo è la serietà. E la serietà non consente più che si dica che se le cose vanno male è colpa della crisi e le cose che vanno bene è tutto merito mio. La serietà presuppone che si lavori seriamente per risolvere i problemi che ci sono oggi. Il primo è quello del sito inquinato, perché qualsiasi industria alternativa alla ferriera ha bisogno di spazi dove insediarsi. Il sito inquinato a quelle dimensioni non perché quel territorio sia inquinato, perché qualcuno 8 anni fa ha avuto la bella idea di dire mettiamoci più territorio dentro possibile perché arriveranno un sacco di soldi da Roma. Il risultato è che dopo 8 anni da Roma non arriva un quattrino, in compenso il territorio è bloccato. Allora quello che serve, e se serve guardate che noi con i gruppi in consiglio comunale, con gli amministratori in provincia, con i consiglieri regionali, con tutti quelli che siamo, noi ci staremo, e che si metta al numero uno di questo tavolo il fatto che va bene la città del terziario, va bene la città della ricerca, va bene la città del turismo, ma senza una ripresa dello sviluppo industriale che è difficile nei momenti di crisi, ma che va preparata nei momenti di crisi per essere pronti quando ci sarà la ripartenza ad avere qualcosa da offrire agli imprenditori che vogliono investire su questo territorio, senza una presenza industriale non c'è futuro economico per questo territorio. Se il titolo è questo, e io credo che il titolo debba essere questo, e che vada definitivamente spazzata via l'idea coltivata da molti che si potesse in questo territorio fare a meno dell'industria, allora io credo che si possa fare un lavoro serio. Ci saranno le fasi di transizione? Prevedranno gli ammortizzatori sociali, purché, come diceva bene prima lui, non siano assegni di povertà, ma siano garanzia della continuità del reddito effettivo dei lavoratori. I periodi di ammortizzatore saranno accompagnati dalle riconversioni, va tutto quanto bene, ma tutto questo va bene se in fondo c'è una prospettiva. Per la prospettiva bisogna finalmente cominciare a lavorare. Grazie.